Ragazzi, buongiorno, buongiorno, qua è il vostro buon Baio che vi saluta e vi auguro un buon giovedì. Allora, ci sono state delle novità in questi giorni qua, dei problemi. Io ho incontrato un piccolo problema di salute, una cosiddetta influenza da stress fisico, anche la dottoressa ne è quasi convinta, però per sicurezza, visto che sono stato sabato 7 a lavorare a Verona, a Mediobord di Verona, in una zona dove a pochi chilometri ci sono state delle cause di malati di coronavirus, mi ha detto per sicurezza riposati, se ne stia a casa fino a domenica. Se la febbre non dovesse venire, perché non ho febbre, o se non dovesse comunque avere problemi, allora è tranquillamente semplicemente quello che già sappiamo, ovvero una influenza da stress, perché probabilmente mi sono infiammato il muscolo, non stirato, ma infiammato il muscolo esagerando gli esercizi, per cui adesso ho bisogno di riposo. Credo che i muscoli infiammati siano questa parte qua, perché sentivo dolore qua fino a ieri, adesso non lo sento più. Mi ha ordinato di prendere la tachipirina per i dolori, terapia, scusate, paracetamolo. Io invece prendo il tachifeno, del tachifene è fantastico, ragazzi, perché è ibuprofene più paracetamolo e diciamo che è doppio remedio. Cosa ho fatto in questi giorni? Mi sono guardato dei video di persone che fanno determinato tipo di dieta, determinati di vita, determinato tipo di esercizio, eccetera. Mi sono fatto un'idea generale di quello che è la mia vita e di quello che è la vita altrui, quello che dovrei fare esattamente per me stesso, e ho fatto 1 più 1 uguale a 2, sono riuscito a fare finalmente di nuovo 1 più 1 uguale a 2. Ho ripreso in mano quello che doveva essere il mio libretto del cambiamento, la mia agendina, e ho iniziato da oggi a scrivere una cosa. Grazie a una certa persona, di cui adesso vi dico anche il nome, in canale magari, e si chiama Christian Disisto, ha un canale che si chiama proprio Christian Disisto su YouTube e spiega un po' lui come fa, come vive, eccetera, eccetera, eccetera. Devo dire che è stato molto utile ascoltarlo, mi sono fatto un po' di idee io e ho deciso da oggi di fare il mio programma della giornata, ovvero mi sveglio io generalmente verso tra le 5 e mezza e le 6 e mezza. Lui dice di fare 7-8 ore di sonno, in realtà io non riesco mai a farne più di 5-6, ma questo fin da bambino. E secondo quello che è il mio Mi Fit, lui utilizza l'Oura Ring, che è fantastico. Io ho il Mi Fit, l'Oura Ring costa $300, non ce li ho, anche se ce l'avessi non lo prenderei, perché non lo trovo utile per me. E il Mi Fit Band 4, il Mi Band 4, che lo utilizzo anche di notte e lo tengo ben saldo, registra anche le attività notturne e mi dice che io ho fatto questa notte 7 ore di sonno, di cui 1 ora e 45 minuti di sonno profondo e le altre 5 ore e un quarto sonno leggero, però ho dormito. Non registra la fase REM, non registra questa cosa qua perché non è previsto, ma chi se ne frega. Ho deciso di fare una serie di cose qua, ok? Una serie di registrazioni. La prima: ore e ho le sveglie qui, vi faccio vedere adesso le sveglie, ce le ho fino a sera, ok? Guardate. Alle 6:30 mi sveglio, scusate che rimetto qua, ecco. Ah, no, alle 6:30 mi sveglio, non so se si legga bene, però sì. 10:45 farò colazione per tutti, 10:55 allenamento, vuol dire che parto alle 8, vuol dire che devo accendere OBS, accendere PC, eccetera. 11:40 prepara il pranzo, poi si pranza fino alle 14 riposo, alle 14 studio bimbo fino alle 15, si gioca col bimbo fino alle 16 e un quarto, alle 16:20, 16:20 allenamento, preparo il nuovo PC, OBS, eccetera, ci si allena e alle 18:40 preparo la cena. Questo è quanto. Adesso devo rifarmi il programma della dieta, devo riscrivermelo perché purtroppo c'è un macello ieri che ha praticamente quasi preso fuoco, diciamo. E qua ho segnato tutto quanto. Guardate, anche qui vedete esattamente come nelle sveglie: colazione, allenamento, 30 minuti di allenamento misto. La mattina farò un allenamento misto, vuol dire che saranno due serie di e questo tutti i giorni, cioè ho la prima pagina così dove scrivo l'attività, cioè scrivo quello che voglio fare.
Nella seconda pagina, adesso vedrò un attimo se fare, no, probabilmente farò un'agenda separata. Allora, questo qui sarà un'agendina dove segnerò solo quello che devo fare, quello che devo fare durante la giornata. Allora, mi sveglio, dopo che porto fuori il cane, mi segno il programma della giornata, che è giorno per giorno. E tramite la sveglia del telefono e il Mi Band, mi registrerò, mi terrò a me. Poi troverò un'altra agendina, ce l'ho in piccolino. Anzi, potrei fare questa qui, vedrò un attimo da farsi. E giornalmente io farò questo. Tutti i giorni segnerò, lo proverò a fare per 30 giorni, quindi fino al 20 di aprile. Vediamo come funziona. Scusate lo sbadiglio. La mia giornata tipo è quella che ho descritto. Sveglia alle 6, sveglia tra le, diciamo, 5 e mezza, 6 e mezza, probabilmente mi sveglio quasi sempre alle 5 e mezza perché è ormai un'abitudine prima del cane, però mi sveglio e resto a letto generalmente. Per cui comunque mi alzo, sveglia alzata per le 6 e mezza, porto fuori il cane, preparo alle 7, alle 5, preparo la colazione per tutti, per me, per mio figlio, anche per la mia compagna, la sua problema. Dopodiché un riposo dove controllo social, controllo la schedina, degli appuntamenti, degli allenamenti, tutto quanto, e mi preparo per l'allenamento. Alle 8 parte l'allenamento. Scusate lo sbadiglio di nuovo, ragazzi. Alle 8 parte l'allenamento. Mezz'ora di allenamento misto. Cosa vuol dire? Che l'allenamento che io farò la mattina sarà così: due serie di addominali, due serie di piegamenti sulle braccia e due serie di una serie per tipo degli allenamenti per la parte alta. Una serie per tipo vuol dire una serie per i bicipiti, una serie per la parte tricipide e avambraccio, una serie per le spalle e una serie per la schiena. Farò vari esercizi, li vedrò bene come farli. Poi tutto il resto della giornata sarà più o meno così, ovvero mi preparo per tutto il resto. Tra le altre, no, niente, pomeriggio, quando sono poi le 4 e mezza, l'allenamento che io farò in live su Twitch, sempre in live su Twitch, partirà tra le 4 e mezza e le 5 come sempre, sarà un allenamento fisso, ovvero due serie di addominali, due serie di piegamenti. E farò così, e di spezzone tra una serie di addominali, visto che farò misto, farò una serie di addominali di crunch, ok, come avete visto, di quelli normali, poi mi riposerò 30 secondi per riposarmi, una serie non vuol dire una sola ripetizione, una serie vuol dire sono due ripetizioni, quindi la mattina le due serie sono quattro ripetizioni. Devo fare due ripetizioni da 10 con 30 secondi di tempo. Tra una serie e un'altra, quindi il pomeriggio farò una serie con due ripetizioni da 30 secondi con 30 secondi di riposo. Tra poi quella e la ripetizione che farò, cioè e la serie che farò di piegamenti o di bicipiti, perché dovrò decidere, farò uno spezzato di parte di spalle e addome, quindi panca, esercizi questi qua, specialmente non questi qua ma specialmente questi, quindi devo partire così e faccio questo esercizio qua, uno e due, ok, una sola ripetizione da 10, poi ripetizioni di nuovo fisse, quindi o addominali o piegamenti, e poi una ripetizione di nuovo per non qua ma probabilmente questo, cioè, dovrò decidere bene come fare. Questo è quello che io farò d'ora in avanti, d'ora in avanti tutti i giorni. Quindi oggi no, perché ho deciso, vi faccio anche vedere, guardate, ho deciso che il mio giorno di riposo non so se si legge bene lì, ma guardate bene quali sono i giorni: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica. Il giorno di riposo sarà il giovedì.
Perché anche la dottoressa ieri mi ha detto: ma non puoi fare un giorno di riposo spezzato, cioè devi fissarti un giorno. E allora ho detto sì, il giovedì, perché se lunedì, martedì e mercoledì lavoro, mi faccio allenamento. E venerdì, sabato, domenica lo faccio, giovedì e là. Cioè, così faccio 3 giorni, un giorno di riposo e altri 3 giorni. È una cosa mia. E questo lo faccio per un mese. Cambierò drasticamente la mia dieta, cambierò anche quella, la devo ancora scrivere. Poi metterò una cosa su Instagram e su Facebook. Per questo cambierò la mia dieta, ve la dico molto velocemente. La mattina saranno sempre i miei 250 grammi, io ho dovuto un po', ma se vedete sono 250 grammi di latte e caffè senza niente, nulla fino a mezzogiorno, perché mi terrò molto impegnato, nulla fino a mezzogiorno i miei soliti 300 grammi di insalata mista, che sarà verdura verde, carote, 2 carote, finocchio, mezzo finocchio o un finocchio, zucchina cruda e cetriolo. Per il momento, se non ho cetriolo metterò un po' più di finocchio, cosa che io, o viceversa, se non ho la zucchina metterò più cetriolo, così, e 50-60 grammi di carboidrato, però di carboidrato complesso, quindi probabilmente sicuramente farò del riso lessato, la pasta tornerò un po' a eliminarmi. Da quando ho mangiato, quando ho cominciato a mangiare la pasta di nuovo, insomma, quest'ultima settimana qua, tornato a mangiare la pasta una settimana, mi sento un po' gonfio, col riso molto meno, per cui voglio evitare un po' il riso. Adesso c'è, cioè, la pasta, devo tornare un po' a mangiare solo il riso. E una proteina, che può essere, per esempio, proteina vegetale, cambierò a giornate, proteine vegetali o proteine animali. Proteine vegetali sarebbero sicuramente o fagioli o lenticchie o ceci, insomma quel tipo di proteina vegetale che mi dà un ottimo rapporto, un ottimo apporto di proteico, ma anche di ferro e di altri minerali. Mentre proteina animale quasi sempre sarà o pesce o pollo. Pesce posso variare tra la classica scatoletta piccola di tonno, che sono circa 80 grammi di tonno, o 100 grammi di pesce saltato alla piastra o pesce lessato, però senza condimento, cioè lo salto sulla piastra, sulla padella quella in pietra, perché così posso farlo senza condimento. Il pollo stessa cosa, pollo sono 80 grammi di pollo, ok, dove cucinato o lessato senza condimento o alla piastra, quindi in padella, sempre in padella quella in pietra, e saltato finché non si cuoce, senza condimento. Questo sarà quello che sarà la sera, nulla fino a la sera, tranne se mi vengono i momenti di fame, allora un pezzo di finocchio, un pezzo di sedano, una carota cruda la posso mangiare e cose così. Caffè durante la giornata, sì, fino a 3 caffè, 4 anche, prendendo le 50 grammi la mattina sono già una tazzina e mezza, a metà mattina, quindi verso le 10 e mezza, mi prendo un'altra tazzina di caffè, e al pomeriggio, dopo le 3, non prenderò più nulla, cioè non prendo caffè, prendo caffè alle 2 e mezza, alle 2, 2 e mezza, perché altrimenti può scombussolare il ritmo del sonno. La sera poi alle 8 e mezza tornerò a fare live, farò live non tutti i giorni, però cercherò di fare live ogni volta che posso su Twitch, a parte gli allenamenti che saranno dalle 4 e mezza alle 5 fino alle 5 e mezza 6, mezz'ora di allenamento con mezz'ora di chiacchiere un po' prima, un po' dopo. La sera tra le 8 e mezza e le 9 ricominceranno le mie live, quello che saranno live di circa un'ora, due di gioco, e a sere alternate, il martedì e il giovedì, 2 sere a settimana e basta. Il giovedì perché non facendo allenamento ho più energie, ho più resistenza, ho più tutto quanto, comunque martedì e giovedì ci saranno dalle 9 alle 11 due ore di lettura dei tarocchi, dove io leggerò i tarocchi a qualcuno di voi. Questo è quanto, ragazzi, io mi sembra di avervi detto tutto, se ho sbagliato, se non ho detto qualcosa, fatemelo sapere. Noi ci vediamo più tardi questa sera su Twitch. Un bacione, grazie mille, ciao ciao.